Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa stare all'orgio condo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperatore sa che farei. Iniziativa sindacale del sindacato unitario dei giornalisti italiani, la Federazione Nazionale della Stampa. Questa non è una festa, anche se siamo tanti, non è una farsa, ce ne dispiace col Presidente del Consiglio. Fare un'informazione corretta, pluralista, completa, non sottomessa a poteri forti o a poteri deboli, a maggioranza e opposizione. Fare un'informazione libera. Noi vogliamo fare solo il nostro mestiere. Se si intimidisce con querele milionarie, se non si risponde, si sceglie il silenzio in conferenza stampa, o addirittura a volte gli insulti, se si vuole cancellare ogni visione critica, quel bene preziosissimo eppure fragile che è la libertà di informazione è un bene minacciato. Senza libera circolazione delle idee e dell'opinione in la società dell'informazione, che è la condizione nella quale oggi ci troviamo, è una società che perde i suoi fattori di crescita, che deperisce e muore. Informazione e libertà, non solo per chi la fa, ma anche per chi la riceve e ne usufruisce. Infatti il cittadino informato, correttamente informato, è più libero. Noi pensiamo che si debba spezzare il regno del silenzio. Qualcuno dice il dibattito deve essere sulle esagerazioni, sulla mancanza di sobrietà del servizio pubblico. Beh, possiamo aprirlo un minuto dopo, quando sarà chiuso il dibattito su chi tace, sui grandi temi del lavoro che sono scomparsi, sul disagio sociale che non può più essere rappresentato. La libertà non è acquisita una volta per tutte, non è un regalo, è una conquista, e tutti i giorni c'è una piccola battaglia da combattere. Semmai bisognerebbe dire che la libertà deve essere libera davvero, e cioè a 360 gradi. La libertà ha un genere grammaticale che è femminile, però non ha sesso, non ha collocazione geografica, non ha collocazione politica, non è né di destra né di sinistra, e noi faremo bene a difenderlo questo bene, perché è un bene prezioso che garantisce la crescita della civiltà, è la cartina di tornasole di quello che rappresenta un paese. Per questo noi non possiamo immaginare un pezzo di libertà, né una libertà contro un'altra libertà, fuori di metafora. Non possiamo immaginare la libertà di Repubblica contro la libertà del giornale. Noi siamo per la libertà, punto, e faremo bene a difenderla tutti quanti in questi termini. Ma diciamo, ci sono molti modi per comprimere la libertà di espressione, e una di queste, forse la più sottile che si profila in questi ultimi 2-3 anni, è quello di querelare. Adesso la querela è diventata il bastone, è diventato il manganello per intimidire coloro che si esprimono liberamente e che danno dei giudizi, e soprattutto dei giudizi che non sono graditi al governo. Perché la democrazia si fonda sul consenso, oltre che sul rispetto dei diritti di tutti. Ma il consenso, per essere veramente tale, deve essere consenso informato. Qui non vengono chiusi i giornali con la polizia politica, né i giornalisti vengono arrestati. La libertà di stampa per cui stiamo combattendo è la serenità di lavorare, la possibilità di sapere che è possibile raccontare senza doversi aspettare ritorsioni. Noi siamo qui per rivendicare un diritto e non un privilegio. Per noi il punto di non ritorno è stato quando si è detto che Rai 3 e TG3 non erano più sopportabili. È lì che non ce l'abbiamo davvero fatta più. Però il punto nodale è che la Rai è ostaggio degli interessi dei partiti da sempre. Beh, un tempo si diceva resistere, resistere, resistere. Era un fatto di, come dire, una durezza contro. Noi invece vogliamo un qualcosa che è raccontare, raccontare, raccontare. E il servizio pubblico è la stampa che deve controllare il Parlamento e non il Parlamento attraverso una commissione di vigilanza. Questi sono degli elementi fondamentali. Moltissimi giornalisti che sono caduti negli ultimi anni, penso ad Anna Politkovskaya,
Cristian Poveda, Maestro Mirova, decine di giornalisti in Messico sono caduti sognando di poter realizzare nei loro paesi una democrazia come quella europea, come quella anglosassone. Sono caduti sognando una libertà di stampa come quella europea, come quella anglosassone. Oggi, se noi compromettiamo questa libertà di stampa, compromettiamo anche la loro memoria, anche il loro lavoro. E questo sarebbe gravissimo. Perché adesso parliamo ovviamente di carta stampata, ma il vero punto, il centro di potere è la televisione. Si sa che 7 lettori su 10 appunto si orientano attraverso quello che dicono i telegiornali. Siamo in un momento di crisi, però io vi ricordo questo, di crisi non della libertà soltanto di stampa, perché quando viene compressa una libertà fondamentale come quella della stampa, vengono compresse tutte le altre libertà. Vuol dire che è in crisi l'intero paese. C'è invece una società che non accetta, non si arrende a questo. Per noi la stampa ha il dovere di stare fuori dai giochi di puro potere. È presente oggi su questo palco, consapevole del fatto che la mancanza di libertà di stampa rappresenta un problema grave nel nostro paese. La nostra presenza qui vuole sottolineare la necessità che la stampa torni a dar voce ai problemi reali dei lavoratori e alle lotte sociali che stanno attraversando il paese. La farsa, questa è tutta gente piena di tensioni, di ansie, di moralità, di umanità, di etica, che rappresenta l'Italia, quella che vogliamo tutti. E in ultimo, un concetto molto semplice. Tutto quello che sta accadendo in questi giorni dimostra una vecchia antica verità, ossia che verità e potere non coincidono mai. Grazie mille. Quando si mette il coprifuoco alle idee, quando un governo o un ministro ritengono di doversi scagliare contro un giornale, c'è qualcosa che non va in questa democrazia rappresentativa e di opinione. E se qualcuno suona la campanella d'allarme per svegliare l'opinione pubblica, non è un farabutto. Fa semplicemente il suo dovere a servizio della verità e del bene comune. Questo paese necessita di più stampa critica che sia davvero un cane da guardia al potere. Oggi il termometro in Italia segna febbre alta. Chi mette a tacere una voce perché scomoda taglia via una fetta di democrazia, sgretola le fondamenta della civile convivenza. I politici si occupino del bene di questo paese, liberino giornali e TV della loro invadente e deleteria presenza. I giornalisti siano dei veri professionisti e non si lasciano usare. Soprattutto evitino di piegare schiena e ginocchia. La stampa non è lo zerbino del potere. Lo sai che ci sono anch'io? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la sua crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV.